Ciao, eccolo qui per un altro video, un video recensione di due libri su tre che ho letto, cui il terzo al momento sono soltanto a 200 pagine lette, me ne mancano ancora 400 per riuscire a finire, che ve ne parlerò sicuramente, in quanto è un autore che mi piace tantissimo, è un autore di gialli e un autore di bestseller scandinavi, ambientati tutti a Oslo. Allora, stavolta vi voglio parlarvi di Le sorelle d'un guro di Banana Yoshimoto, collana I narratori, edito Feltrinelli, per un costo di 12 euro, con pagine 109. È parecchio sottile, è molto bello. Le sorelle d'un guro, nasce questo titolo per via della storia delle due protagoniste, ovvero Guriku e Dongo. Sono due sorelle rimaste orfane in giovane età, verso 8-10 anni se non vado errato, e perdono i loro genitori per colpa di un incidente provocato da un colpo di sonno da parte dell'autista, e in questo incidente verranno coinvolte, oltre i genitori di Goriko e Donko, anche altre tre famiglie, e molto spesso queste due sorelle sono rimaste in contatto con le altre tre vittime, gli altri familiari più che altro delle vittime di quell'incidente dove persero i loro genitori. Le sorelle d'Onguro è nato come da Goriko e Dongo come un sito web per aiutare le altre persone a uscire dalla depressione. È molto interessante, in quanto se non vado errato, mi sembra, adesso lo dico subito, adesso lo dico subito perché non mi voglio, se non vado errato, perché temo di confondermi. Guriko ha un amico di nome che lo ha sempre soprannominato Moji. Moji-chan è suo primo fidanzatino, di cui ha sempre avuto una buona memoria di lui, e ne ha sempre pensato bene. E un giorno, caso vuole che gli arriva una strana email di una certa, adesso ve lo dico subito, che l'aveva scritta, se non vado errato, adesso lo leggo perché è molto importante. Yasumi, questa Yasumi scrive al pagina web di queste sorelle d'Onguro per dirle, raccontargli che da quando è morto nell'incidente stradale suo marito si sente molto depressa, e di lì ha deciso di ritornare da casa dei genitori. E Dongo, che ha la particolarità di avere un spiccato senso per la scrittura, gli risponde in maniera semplice ed educata di quello che hanno vissuto loro, la loro esperienza nella perdita di un caro tramite un incidente. In qualche modo Guriko fa uno strano sogno, ovvero rivede il suo amico Moji-chan, il suo ex fidanzato del tempo del liceo, e di lì Guriko fanno questo strano sogno, e in qualche modo capisce che il suo amico Moji-chan, ovvero il suo ex fidanzato, era il marito di questo Yasumi, e di lì in qualche modo parte per andare più o meno a vedere dove è il posto. Incontra la madre di Moji-chan e le dà un
un mazzo di fiori da mettere sull'altare di suo figlio. È molto interessante, non vorrei aver confuso i due personaggi, ovvero di Goriko e Dongo, però è molto, una storia molto toccante in quanto Banana Yoshimoto nella sua scrittura è molto particolare, molto delicata in quanto si legge molto velocemente, non sono mai dei mattoni pesanti che si faccia fatica a descrivere i personaggi, anzi è proprio immedesimarsi in quella situazione. Un altro libro di cui vorrei parlarvi è Miss Islanda di Audur Ava Olasdottir. Di questo è stato un po' particolare, in quanto è l'ultimo libro della Olasdottir, edito in Audi, della collana, non mi ricordo mai che collana è questa. È molto bello in quanto è ambientata in Islanda degli anni 60 e generalmente qui la protagonista, ovvero Ekla, che ha il nome di un vulcano, si ritroverà a lasciare la fattoria per andare a lavorare in città come cameriera. Vuole diventare scrittrice in quanto non gli importa più di tanto diventare la classica casalinga con figli e quant'altro, ma vuole diventare effettivamente una scrittrice in quanto la sua passione per la scrittura gliel'ha trasmessa il padre. E di lì, in qualche modo, Ekla ha un amico omosessuale che si chiama John Johnson. E questo suo amico in qualche modo l'aiuterà a realizzare il suo sogno. Non diventerà famosa come scrittrice, però ha avuto anche la possibilità di pubblicare alcune sue poesie sotto pseudonimo maschile. Ekla, in qualche modo, prima di ripartire per il continente, ovvero vivendo in Islanda e partendo per la città di Reykjavik, si ritroverà a incontrare un poeta di cui avrà una storia, andrà a convivere, però sinceramente la storia non funzionerà in quanto questo poeta è geloso del suo amico omosessuale. In quanto gli regala questo suo amico omosessuale vestiti, gli ha regalato una macchina da scrivere e non gli fa piacere che la sua fidanzata esca con una persona del genere. In qualche modo spingerà Ekla, sia confidandosi con la sua amica delle scuole, che gli racconterà che anche lei sta provando a scrivere dei diari, tenere dei diari, la porterà in qualche modo a capire che la vita col poeta le sta andando troppo stretto e accetta l'invito del suo amico John di partire per il continente, ovvero andare in Danimarca e di lì avere una vita magari migliore di quello che sta avendo adesso. Perché Miss Islanda? In qualche parola, la protagonista sarà soggetta a numerosi non vessazioni, perché non ha la parola giusta, però si ritroverà a rinunciare parecchie volte perché a lei diventare Miss Islanda non le interessa, quindi declinerà molte volte le domande di un gentiluomo che è organizzatore di questo evento per farla diventare Miss Islanda. A lei non le importa diventare una Miss, le importa solo diventare una scrittrice. E di lì si sta accorgendo che è molto dura per una donna diventare una affermata scrittrice, quindi mollerà il suo lavoro da cameriera, raggiungerà il suo amico John e
e di lì in qualche modo continua a scrivere in casa e a vivere con il suo amico John. Non vi spoilerò più di tanto, in quanto la Olaus Dottir è molto brava nella scrittura. Avendo letto tutti i suoi libri, ve li consiglio in quanto sono molto belli. Rosa Candida, soprattutto in quanto parla di un padre single. Di un ragazzo che si ritroverà a essere un padre dall'oggi domani. La donna è un'isola in quanto si ritroverà la protagonista a fare da madre improvvisata a un ragazzo, a un bambino con problemi comportamentali di tipo psicologico. Comunque sono tutti libri molto belli, ve li consiglio subito di leggere perché sono stupendi. Con questo è tutto, alla prossima. Ciao.